gallo, bravo. Oh, ma ti vuoi svegliare, cazzo, che dobbiamo andare alle isole? Ti vuoi svegliare? Svegliati, basta dormire. Sì. Io è un'ora che sono sveglio. Già. Sì, sì. Chi ti ha svegliato? Io adesso. Siamo a Vulcano, siamo arrivati. Figata. C'è odore di zolfo, odore di uova marcia. Però siamo in un posto strafigo. Guarda, qua è dove fanno i fanghi. Vedi quello zolfo. Vedi? Vediamo quanto caldo fa qua. Senti? 50 gradi. Siamo dove? Siamo nella zona termale di Vulcano. Siamo dentro le terme. Questa è la zona. Ha detto gambe. Fa il massaggio alle gambe. Oh! Oh! Sotto gradini qua! Stavo morendo! Ah, oh, che figata! Ah. Che storia! Strabello! Abbiamo fatto bene a venire qua. C'è la GoPro che sta diventando caldissima. Siediti qua, fai il massaggio. Allora, adesso esploriamo un po' le terme, passiamo sotto questo ponte. Vai. Storia. Ah, che bella quest'acqua. Brutta vita, cazzo. Qua? Sì. Sì. Sulla schiena. Le spalle. Adesso proviamo quest'altra. Aspetta, qua c'è un ebraio, tipo. Devi sbagliare così, guarda. Devo fare bene, io lo faccio. Qua dove siamo? È il vulcano. No, la ok. L'isola è il vulcano. Questa spiaggia è quella dove ci sono le bollicine che escono fuori dall'acqua, quelle calde. Che sembra come fare... come le terme, praticamente, però è naturale qua. Ti chiamavo Parabì, ti chiamo Aerea. Vieni qua, sì, prova a mettere il piede. Allora chiamami. Senti che l'acqua è calda. Sono qua dopo che dobbiamo andare a fare. Visto? Sì, c'è dappertutto, se vuoi uscire. Vai sulla maga. Sei scottata? Vedi anche qua che inizia a essere calda l'acqua? Qua è molto caldo. Anche di sopra poi ci sono i fanghi, quelli di zolfo. Ai ai ai. Ah, ci sono anche le rocce in acqua. Che figata qua. Va caldo, è bollente. Devo stare attento a non mettersi i piedi sopra, sennò mi scotto, mi schiola. Cosa ridi?
sale a sinistra e questa è la spiaggia della sabbia nera. Sì, sabbia nera. Oh. Meglio se prendi i gradini, mi stavo ammazzando. Stavo anche riprendendo mentre stavo muovendo. Questo, figata. Sabbia nera. Il nero del vulcano. Vabbè, è normale qua. Ci sta. Forte? È bellissimo perché Michela ha paura di queste griglie, che ha paura di cadere, sta morendo dentro. Ah, ma non cadi secondo te? Quanto ha di autonomia questo kart? Questo è l'unico neo che c'ha. Ha solo 60 km. Quindi ti dura un giorno? O devi fermare? Hai idea quante volte faccio su e giù da villa? Sì? E quanto ci mette a caricarlo? Un'oretta e mezza. Però. Quindi ne hai più di uno, immagino. No, io ogni corsa che faccio, appena c'ho 5 minuti, vado là e lo carichi subito. Ho capito. Poi la sera quando la stacchiamo alle 9 la lascio tutta la notte sotto la villa. Certo. Qua. È bello. È tutto il porto. Beh, una vista più bella di questa si fa fatica qua. Vieni, vi faccio strada. Grazie. Facciamo vedere l'hotel dove siamo, la vista che c'è sul centro di Lipari, che è spettacolare. C'è il porto lì sotto e il centro. Siamo arrivati in camera, la nostra camera d'albergo qua a Lipari. Questo è il letto. Ci stiamo trattando bene noi. Questo è il bagno. Vediamo. Dai, carino. Buono. E poi sopra hanno detto che c'è una piscina panoramica, che è spettacolare, quindi andrei anche a vederla adesso, capisci? Adesso? Sì, perché dopo viene buio. Okay. Questa è la piscina panoramica che ci hanno detto. Guarda che figata. Aia. Wow. Sembra tipo un oasi. Che spettacolo. Oh, ci stiamo trattando parecchio bene. Uh-huh. Direi che è il minimo. Wow. Ha. Di nuovo il centro di Lipari. Nel porto. Spettacolo. Facciamo vedere le vie del centro di Lipari la notte. Hai visto? Belle queste viette. Dove siamo oggi? Salino. Siamo a Santa Maria, no, Santa Marina di Salino. Ci siamo presi un acquazzone devastante. Adesso stiamo per uscire di nuovo a prenderci dell'acqua. Ci sono i fulmini qua. Giornata.
Natale, amore Natale! Eccoci arrivati. Freddo, eh? Sarebbe pioggia, cazzo. Freddo. Fai vedere cosa abbiamo comprato. Fai vedere la tua maglietta. Why? Dai, fai vedere quello che hai dovuto comprare per la pioggia. Perché è tutta bagnata. E io invece la maglietta di Salina, sono con la scritta Salina e col geco che, e questo? Che io e i gechi mi fanno schifo, però no. Quella c'era. Questo è Alessandro con gli occhi verdi? Sì. E qua c'è il centro di Salina. Wow. Praticamente è una via e con qualche negozio, ma mia mamma mi ha detto che era stupendo Salina, però non mi sembra. A parte che la vediamo con la pioggia, non col sole. Però, né brutta né bella. Molto meglio Vulcano, Lipari e soprattutto Panarea, che però non siamo potuti andare per la pioggia. Qua, panini. Facciamo un pizza, panino qua. Oh no, no, chiuso. Niente. Finalmente dopo la tempestata di stamattina, cosa è uscito? Sole. Brava. Sì, sì, sono le spalle che mi scottano un casino. Le magliette che ho fatto vedere prima, e questa è la vista che c'è con le isole, non so quali lì che isole sono, se sono Vulcano Lipari o se sono Stromboli Panarea, boh. So bene anch'io, quella visuale da qua strabella, da questo terrazzo di questo hotel.